Con la nuova mobilità del 2019-2022, la graduatoria interna di istituto, quella che si fa per individuare i docenti sovrannumerari, tornerà ad essere centrale in alcuni casi. Per esempio, se un dirigente scolastico, dovesse assegnare un docente a un plesso della scuola che si trova in un comune diverso da quello della sede principale, allora il dirigente scolastico dovrà tener conto anche della graduatoria interna di istituto. In particolar modo saranno tre le condizioni essenziali a cui si deve ispirare il dirigente scolastico per individuare il docente da assegnare al plesso che si trova in un comune diverso dalla sede principale. Il primo criterio sarà sicuramente quello della continuità didattica, il secondo criterio sarà quello della posizione che il docente assume nella graduatoria interna di istituto al 31 agosto del 2019 e il terzo criterio sarà anche quello delle precedenze, cioè chi ha una precedenza tipo la legge 104 allora non sarà soggetto a essere spostato in altro comune. Un'altra situazione in cui la graduatoria interna d'istituto torna a essere centrale è quella per le cattedre orarie esterne ex novo. Nel caso in cui una cattedra esterna ex novo composta con un completamento interno al comune della sede principale, e sarà assegnata al docente che si trova ultimo in graduatoria di istituto al 31 agosto 2019, compresi i docenti con precedenza. Se invece la cattedra esterno ex novo sarà composta su comuni diversi, allora si dovrà fare la graduatoria interna di istituto al 31 agosto 2019, ma escludendo i docenti con precedenza. Quindi torna in questi casi ad essere centrale la graduatoria interna di istituto.